Signori miei, benvenuti, benvenuti, che bello all'inizio della serie su Spider-Man 2. Devo ringraziare Makers e PlayStation Italia, come sempre, per avermi fatto arrivare il codice. Purtroppo per colpa un po' mia mi sono arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri, e perché non sono uno dei creator grossi a cui il gioco lo mandano una settimana prima, ci sta, per l'amor del cielo. Se siete qui, vi ringrazio già in anticipo perché hanno fatto uscire 47.000 episodi tutti, io sono appena il primo, quindi abbiate pazienza, da qui io voglio godermelo in pace perché è un gioco che aspetto da anni. Il primo Spider-Man è uno dei miei giochi preferiti, mi sono andato a recuperare la storia, il fumetto, le cose, ho visto comunque un po' di cose, non sono questo espertissimo dei fumetti Marvel, ma comunque secondo me qualche chicca qua e là la possiamo trovare, ce la possiamo raccontare. Quindi lasciate subito un bel mi piace, iscrivetevi al canale se volete seguire il resto della serie, c'è anche la serie di Assassin's Creed Mirage in descrizione. Andiamo, carichi, non vedo l'ora, tutti hanno detto che è un gioco della Madonna, Dio mio. Vediamo il riepilogo però, che è importante. Ehi, hey Pete, sto lavorando al saggio per entrare al college e vogliono che scriva qualcosa su di me. Devi venderti bene, è difficile. Hai qualche consiglio? Beh, prendi me. Ehi, hey, Peter Parker, ho 25 anni, ho una gran bella laurea in biofisica e amo la donna migliore del mondo. Che modesto. E migliore giornalista della città? È vero, grande MJ. Cerco di essere all'altezza dell'altra donna migliore del mondo, May, mia zia. Sempre più modesto. E tempo fa sono stato morso da un ragno radioattivo che mi ha dato dei superpoteri. Ma non posso scriverlo. Ehi, abbi pazienza, sto improvvisando. Ho usato i miei poteri per aiutare la città e salvarla da chi voleva distruggerla. Come il mio mentore, il dottor Otto Octavius. Perse il lavoro a causa di un suo ex collega, Norman Osborn. Otto si vendicò usando un'arma biologica. Alla fine riuscì a fermare Otto, ma a un caro prezzo. Niente male, ma io non sono Peter Parker. Esatto, tu sei Miles Morales. Hai 17 anni e studi alla Brooklyn Visions Academy. E poi? Io, ecco, di tanto in tanto aiuto mia mamma nel suo lavoro ad Harlem. Lei è la consigliera Rio Morales. E mi piace una ragazza, lei è spettacolare, la ammiro molto. E credo sia una delle migliori artiste in città. Anche io sono stato morso da un ragno radioattivo che mi ha dato dei superpoteri. Ho imparato ad essere Spider-Man dall'originale. Ma ho imparato ad essere un eroe da mio padre. È stato ucciso da Martin Lee durante un attentato. Cerco di fare del bene ogni giorno, proprio come mi ha insegnato papà. È difficile. A volte non si possono salvare le persone a cui vogliamo bene, neanche con dei superpoteri. Ma un vero eroe non si arrende mai. E non intendo farlo. Non lo so. Non riesco a parlare di me senza citare Spider-Man. Certo che puoi. Devi solo... Perché non butti giù altre idee? Beh, hanno fatto un buon riassunto effettivamente, sì, sia di Spider-Man 1, che all'epoca non era 1 ma era Spider-Man, e di, del DLC, che in realtà è un gioco standalone di Miles Morales, uno dei primi, anzi forse il primo gioco che ho giocato per PS5. Già il menu fa capire tante cose, perché siamo di fronte a quello che dovrebbe essere, come vedete, il simbionte, e siamo Harry, che noi nel finale di Spider-Man 1 abbiamo visto lì dentro con il simbionte. Quindi già il menu penso ci faccia capire che questo è un prequel o qualcosa di particolare. Adesso questa è la madre, moglie di Osborn, che qui ricordo è presidente? No, è di mayor? Sindaco di New York. Ah, ecco, infatti, 2 anni fa. Ok. Ci siamo. Stai bene?
Mi fai una promessa? Sì, certo. Se non funziona, uccidimi. Funzionerà. Sai che non mi resta molto tempo. Vorrei averlo per salutare. Ascolta, non ti lascerò morire. Farò qualsiasi cosa per non perderti. Ah, cioè così, dopo un minuto di videogame? Ah, già è tutta un'altra cosa rispetto a quella che mi aspettavo. Eccoci qua. La campanella c'è per un motivo. Prendete posto. Eccomi! Buongiorno ragazzi. Da oggi abbiamo un nuovo insegnante nella scuola. Ciao. Io sono io sono il signor Parker. E voi siete fortunati, perché questo è il corso di fisica e la fisica spacca. Vi siete mai chiesti come fanno alcuni insetti, uccelli o rettili a camminare sull'acqua? Due parole: tensione superficiale. Bagno, posso? Ok. Questa tensione si basa sulla coesione, ok? Nell'equazione la tensione si esprime con gamma, ovvero la forza, esercitata parallelamente alla superficie del liquido. F divisa per la lunghezza, L, della linea sopra cui agisce la forza. Qualcuno... Mi serve una mano. Il signor Morales, giusto? Sicuro di non poter risolvere il problema da solo? Sicuro. Ok, ragazzi. Leggete il capitolo 4 o 5, quello che è. Miles, questo lavoro mi serve. Se la preside si accorge che sono sparito, mi licenzia. Lo so, ma questa devi vederla. Marco, proprio oggi. Ok, addio lavoro. Madonna che carica. Madonna che carica. Peter. Oh, Peter che diventa insegnante di Miles. Ma che cazzo. La preside Evans già mi odia per il ritardo di stamattina. Bro, te l'avevo detto di non tardare. Sta tranquillo, non impiegheremo molto. Lo spero, perché ho appuntamento per la mia candidatura al college. Oh, hai finito il saggio? Lo devo iniziare. Allora andiamo in centro e risolviamo subito con Marco. Madonna ragazzi, cioè, ma cos'è sta roba? Cioè, ma quanto è fluido. Ragazzi, è meglio se venite subito giù in centro. Siamo sopra Brooklyn. Jameson ha mandato te per il bugle. Ancora non ci credo che Tripla J è il tuo nuovo capo. Un direttore davvero adorabile. Non ci metterai molto a farti rispettare. Che mi dici di Marco? Ormai sono anni che non lo vedo. Secondo i testimoni correva lungo la Broadway urlando frasi sconnesse. Sembrava furibondo, paranoico e confuso. È come esploso. Oh, cavolo, dobbiamo riuscire a calmarlo. Ho già visto persone così fuori controllo. State attenti. Per fortuna ci sono due Spider-Man. Forza e coraggio. Grazie, MJ. Usiamo le nostre nuove invenzioni? Non esiste. È a stento un prototipo. Va testata. Le hai portate, vero?
No comment. cosa hanno inventato? Come si fa quella roba? Non era R2X? Non lo so. Ok. C'è Sandman, ovviamente. Tensione superficiale. Pensate, è diventato insegnante. E Mary Jane invece è diventata, diciamo, la seconda in capo al Daily Bugle dietro a James Jonah Jameson. Eccoci. Sì. E direi che l'abbiamo trovato. Marco! Che cazzo? Quello è Sandman. MJ non scherzava. Se non lo fermiamo, farà male a qualcuno. O a se stesso. Ma mi sta tirando dei pezzi di palazzi addosso. Forse ha fame? Potrei lanciargli una merendina. C'è. Qual è il piano? Tienilo impegnato. Ho un'idea. Oh cavolo. Un po' di yoga. Deve essere più tipo da Pilates. Madonna, la classica ironia. Non ho detto che era buona. La classica ironia alla Spider-Man. Insegnare fisico, fare due chiacchiere imbarazzanti in sala professore. Cos'è sto gioco? Spider-Man, puoi firmare per questa consegna? Fatto in arrivo! Ci sono! Ce l'ho! Sa fare dei mini me? Voglio farlo anch'io! E c'è Mary Jane per quello. Ah, ok, il tutorial. Beh, poi... addosso. Per non parlare del combattimento, cioè, anche Sandman ha rigurgitato degli amichetti. Sul serio? Può farlo? Così pare. Mi serve qui. Ah, ecco la schivata, ok. Adesso riprendo. Signor no, Peter, stai calmo. Scusi, chi parla? Preside Evans. Ma certo, Preside Evans. Ti hanno evacuato le donne. Lei dov'è? Signor Parker. Ho solo dimenticato una cosa in macchina! Cosa è stato? Niente! Sto solo... Deo! Attacca e difendi per ricaricare... Ah, ok. Ha funzionato! Voglio dire... sto tornando giusto ora! Torni subito qui, deve badare agli studenti! L'avviso! Qui si mette male! Ma che cazzo? Ci sono quasi. Come andiamo? Miles ha chiamato la preside. Oh no! Sarò espulso? Ehi, tu hai solo saltato una lezione. Io ho abbandonato i miei studenti durante un'emergenza. sei fregato. Oh madonna. Sempre odiato quel nome. Lo so che ce l'hai con me. Non ha niente a che vedere con te. Lasciami stare! Voglio aiutarti. Ma prima devo farti male. Oh! Ah. Eccoci, siamo con Miles adesso. Come?
Miles, che adesso vedrete, ha dei poteri leggermente sgravati. No, ma l'ho schivato. Ma che vuol dire? Forse era scriptato? Non lo so. Ecco. La bioenergia di Miles, un attimino sgravata. Boom. Questa faceva male. Scappa? Userò le ragnatele mentre mi carico. Io intanto tengo aperto il rubinetto. Oh, cos'è sta roba? Ferisci Sandman. Ah, ma lui oscilla in maniera molto diversa. Ok. Holy shit. Oh. Là, sì, bello. La Madonna, addirittura. Ci sei? Più o meno. Ma ragazzi, pensavo ma di averci perso. Roba? Oh, non ti libererai di me. Ora sta a Genki a aiutarci. Genki, ci sei? Cosa? È pazzesco. Lo so, ma ascolta. Ci serve un'enorme fonte d'acqua a Wall Street. Ok, controllo le mappe. Aspetta. Anche tu. No, ho schivato al lato sbagliato. Aspetta, cosa? Lui lo sa. Genki sa tutto. E a lezione ci siamo comportati in modo strano. Oh, maledetta scuola per piccoli geni. Arriva! Deo. Oh. Ti basta? Prendilo, prendilo. Però mi ha preso prima lui. Ora posso avvicinarmi. Eccolo. Dai, dovrebbe essere l'ultimo questo. Posso prendere un po' di sabbia? No, ok, come ho detto. Tempo, ma che cazzo ci fa l'elicottero qua? Oh. L'abbiamo messo nel sacco. No. Fra. Ah, ecco, volevo dire, perché non mi aveva fatto l'attacco? Del Madison Building dovrebbe bastare. Cioè, parliamo di 40.000 litri. Ok, grazie Genki. Non dovevate venire qui, ragni. Oddio. Pensi ancora no, che lo abbiamo messo nel sacco? Vabbè, l'avevo premuto il cerchio io. Ecco. Sta diventando più grande. Ai. Ai. Il serbatoio. Spider-Man. Volevo solo una vita normale, come chiunque altro. Non è questo il modo, Marco. Per uno come me, non c'è altro modo. Pugno Venom. Porco due. Pit, che è successo? Sono finito fuori. Tu continua a salire, ci vediamo. Sì, ok, questa è la barra della concentrazione. Per caricarti consumando la barra di concentrazione. Ah, puoi curarti, scusami. Ok, con quale tasto mi posso curare? Col giù, ok. Ah, stupido. Posso solo salire. Beh, pensa se non potessi né scendere né salire. Chi è? Gli ho aperto l'acqua. Madonna, che bello il combattimento, ragazzi. Porca troia, che goduria sto gameplay. Eccolo. Sarà impegnato. Madonna. Serve un serbatoio d'acqua, altrimenti.
Accumula concentrazione schivando i nemici. E ho capito, l'avevo già usata io. Perché me la devi far sprecare? Cioè, comunque sto gioco la mia webcam è inutile. Cioè, che spettacolo è? Tipo guardare un film. Non è troppo tardi. Vorrei dire. Oh cavolo! Colpi di grazia sono attacchi devastanti che consumano almeno una barra di concentrazione. Accumula concentrazione attaccando e schivando i nemici. De novo, ok, sì, va bene. Ah, questi. Ah, ok. Ok, ok. Ecco perché me la stava scrivendo di nuovo. Vai, pugno Venom, boom. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato, ho fatto un casino. Tutto bene? Sono convinto. Lo so, siete su tutti i canali. Sto andando in centro per coordinare gli aiuti e il personale. Bravissima. Sto coprendo con la scuola? Sì. Più o meno. Ho un appuntamento con il mio consulente e la preside pensa che io... Ascolta, con la preside ci parlo io. Ora New York ha bisogno di... Boom. Grazie, mamma. Sii prudente. Questo rapporto si è sviluppato poi nel gioco di Miles, con la madre, non è sempre stato come così. Come dice mamma, non posso deludere New York. Porca boia. Oh, guarda che lavoretto che ho fatto con l'acqua. Godo. Qua stupido bifolco. Ok. Che cazzo sono? Ok. Vieni qua tu. Stai solo peggiorando la situazione, Marco! Marco. Niente, se piangi... Oh, oh. E come facevo a schivarlo, questo? Bello, madonna. Se parlassi di questo nel mio saggio, andrei in qualsiasi college. Oh, ovviamente andrebbe. Giusto, non divagare, Miles. Concentrati. Come andiamo, Spider-Man? Ci sono quasi! Il serbatoio è nostro! In realtà, ora è suo! Che cazzo! Ehi, scusa! Che mi sono perso? Vuole mangiarmi! No, 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 no! È fatta! Vediamolo. Ah, le web wing. Le ali di ragnatela. Funzionano. Non è ancora finita. Madonna, Marco è alla spiaggia mia. Del Malo 4. Cosa combinerà con tutta quella sabbia? Beh, lo ha appena fatto. Un castello. Madonna subito, santa. Sì, lo vedo. Sono dietro di te. Miles. Miles. Che cazzo. Lì in mezzo, buttati. Che cosa mi sono cacciato? Datti una calmata, Marco! Degli innocenti sono in pericolo! Beh, Dio, Gavara fa un disastro. Che innocenti in pericolo, Dio buono. Nessuno ascolta Marco, ma tutti dovranno ascoltare sempre. Ovvio. Arrivo, ciccio. Meno per cazzo. Ma come? Miles, l'unico il solo. Hai qualche idea? Sì, comincia la lezione. Una barra di concentrazione per curarti o seguire devastante colpo di grazia. Ok. In classe, io mi curerei, sai. Sta generando molta elettricità. Che succede?
succede alla tensione superficiale della sabbia se aumenti il voltaggio? Addirittura. Come quando ho folgorato i minimarco. 10 e lode. Tu assorbi l'energia, io gliela sparo contro. Ah, addirittura, ok. Pensi di farcela? Non resta che scoprirlo. Che belle. Queste c'erano anche in breve parte contro Rhino nel Spider-Man Morales, ma qua siamo a un altro livello, cioè. Becca qua. Wow. E dimmi come pensi di deviare un fulmine? L'hai detto tu. Con i nostri la cisterna? Là. A stupidi. Poi useless questa raffica, però dai. Ora o mai più, Spider-Man. Muoviamoci. Perché non vi arrendete? Oh. Abbiamo promesso di proteggere la città. Madonna, che schivata all'ultimo. Non capisco perché viene colpito in continuo dai fulmini che in teoria sono di Miles. Ah no, sono quelli che scatena la sabbia. Ok, ok, non capivo. Sabbia ovunque. Marco, andrà tutto bene. Le cose non vanno bene da tanto tempo. Se ti serve aiuto, devi solo chiedere. Siete voi due che ne avrete bisogno quando vi cercheranno. Azz. Di chi parla? Ecco di chi parla. 6 mesi fa. Con l'età sei diventato lento, Sergei. Un destino che tu non dovrai affrontare. Sono stato la tua ombra per ore e tu non hai notato nulla. Patetico. Chiesto un degno rivale. E questo è ciò che mi portate. Signore, e se provassimo a cambiare terreno di caccia? Ah.
Accendete i fuochi. Inizia la grande caccia. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Che roba, Kraven il cacciatore, eccolo. Ti servirà aiuto. Allora, questo è un film di Netflix interattivo, non è un videogioco praticamente. Cioè, insensata sta roba. Cioè, insensata. E questo è il prologo. Questa è normalmente una battaglia finale di un altro gioco. Vorrei andare avanti, ma interromperò qui il primo episodio, visto che sono già tardi, noi incappiamoci in un'ora di episodio, voglio prendermela con calma, non c'è fretta. Se riesco a caricarvene un altro subito, volentieri, altrimenti ci vediamo domani. Nel chill, grazie che è stato fin qui, io cioè, sono tipo bocca aperta da mezz'ora, a domani o dopo col secondo episodio.